da troppo tempo. Diciamo che, sai, per me comunque le gol, ma penso come tutti, sia un attimo di liberazione. Lo cercavo da tanto, ci sono state tante situazioni in cui la palla magari usciva di poco, saltava giù sulla linea, e oggi mi sono sentito appunto liberato. L'ho cercato, lo volevo e finalmente è arrivato. Un gol che ha liberato un po' anche la squadra mentalmente da una partita un po' rognosa. Sì, non era facile perché queste partite qua sono, per me sono le più difficili perché comunque trovi delle squadre che vengono e un po' si mettono dietro, un po' ti affrontano, hanno comunque voglia anche loro di dimostrare di essere all'altezza di questa Alessandria. E secondo me oggi abbiamo dato una prova di maturità, nel senso che chiunque sia l'avversario che troviamo davanti, la nostra idea è quella di fare gioco, di avere più fame di loro e cercare di portare il risultato a casa a tutti i costi. E poi il mister ha detto che hai avuto la febbre alta in settimana. Sì, sono stato male lunedì, martedì, Mi hai risentito in campo? verso la fine sì, diciamo, però. Il gol è la medicina. Eh? Il gol è la medicina. Ah, beh, sì, ci vuole antibiotico. Sicuramente. Anche un risultato particolare con Nico sotto la. Sì, Che gesto era? era il gesto del Dimbrulè. Caldo, allora dato che finisce, è il periodo dei mercatini natalizi a Bolzano, abbiamo fatto questa roba insieme, poi noi di solito siamo sempre insieme, comunque anche a cena, e ci parliamo un po' e abbiamo deciso di fare questa cosa, era carina. La provate o No, no, l'abbiamo provata a parole. Senti, forse è un gol anche nella sua serie forse anche meno facile. Oggi o anche in altre occasioni, perché comunque i controllanti tanto bene, cioè non era però facilissimo questo gol. Sì, diciamo Era che assolutamente. dovevo farla subito, nel senso che senza pensare, scoppare e calciare, mi sembra che l'abbia deviata anche un pochettino il difensore. Sì, non era facilissimo, però dovevo farlo a tutti i costi, dovevo liberarmi per forza. Quattro gol dopo quasi un girone, ma tu hai degli obiettivi dal punto di vista delle segnature, eh? Ma io il mio obiettivo a inizio anno era quello, come ogni anno, arrivare in doppia cifra come è stato negli anni passati. Il mio massimo è stato 10, tornare a 10 gol per me è importante. Il mio obiettivo è quello lì, poi se ne arrivano meno e la squadra vince, sono sempre lo stesso. Assolutamente.